Buonasera a tutti, oggi 13 ottobre 2019, terzo incontro per il ciclo su Vítězslav Novák, compositore boemo nato nel 1870 e morto nel 1949. Iniziamo con il 1902, Novák ha 32 anni. E bisogna già ammettere che con il poema sinfonico Sui Tatra, che abbiamo visto la volta scorsa, il suo linguaggio è già più avanzato rispetto a quello di Dvořák. Il lirismo pessimista di Novák è forse il suo tratto estetico più originale e moderno, che supera l'ottica un po' troppo scontata di ottimismo che era generalmente presente in Dvořák. Un ottimismo ad ogni modo sincero. Novák rivela già una sensibilità più acuta, una componente di crisi nascosta ma esistente, che scorre sotto la perfezione formale della sua musica. Grazie alla forza delle sue idee e all'unità del suo linguaggio melodico e della sua costruzione architettonica, come abbiamo visto, il poema sinfonico Sui Tatra è una delle più belle manifestazioni della musica sinfonica ceca, che supera l'effetto puramente descrittivo naturalistico per ergersi a perfetto capolavoro della grande musica. Subito dopo scrisse il trio in re minore, opera 27, quasi una ballata, per violino, violoncello e pianoforte, che riflette una violenta crisi sentimentale. È come il frutto di un pessimismo baudelairiano dei più accentuati. Novák ammise che mentre lo componeva si sentiva molto male. Esaminando questo trio dal punto di vista musicale si possono cogliere delle idee che si ispirano a canzoni popolari morave. Tali elementi folclorici facevano in questo periodo una parte integrante dell'aspirazione creatrice di Novák, ma essi vengono inglobati nello stile in modo più personale, manifestando poi svariate proprietà espressive. Novák poi usa la forma ciclica, concentrando in meno di 17 minuti quello che possiamo trovare in una sonata. Bene, questo trio inizia con un andante tragico in fortissimo e in re minore. C'è poi un poco animato e un più mosso, quasi doppio movimento, ma non troppo allegro. Più avanti, a pagina 7 dello spartito, si hanno 5 bemolle in chiave, ossia un si bemolle minore. Si prosegue così fino a pagina 10, quando si passa a 2 bemolle in chiave, quindi a si bemolle maggiore, e la parte del violoncello reca l'indicazione con calore. Più avanti ancora ritornano i 5 bemolle, quindi si bemolle minore, col fortissimo passionato del violino, seguito a canone dal violoncello. Alla fine di pagina 12 c'è un punto in cui non ci sono alterazioni in chiave, ma ecco che arriva il momento più veemente, che è il marcatissimo con tutta forza di pagina 13. Segue un brevissimo andante e poi attacca un quasi scherzo allegro burlesco. Ma cominciamo a sentire la prima parte di questo trio. Thank you.
Adesso passiamo al momento dello scherzo. Naturalmente, essendo una forma tipica dello scherzo, c'è una parte centrale, questo che stiamo ascoltando, che è di leggero contrasto con quanto è invece il motivo brillante, burlesco dello scherzo. Adesso andiamo avanti e sentiamo la conclusione. Ritorno dello scherzo. Segue un brevissimo andante, poi all'inizio di pagina 21 ecco che c'è il tempo dell'andante tragico, con violino e violoncello, con sordino in pianissimo. A pagina 22 abbiamo passaggi veloci, cromatici e leggerissimi del pianoforte. A pagina 23 c'è un più animato forte, con l'ennesima riproposizione del tema tragico in re minore. A pagina 26 c'è uno stringendo dove arrivano in sforzato accordi del pianoforte che si alternano tra accordi minori come do diesis e poi accordo dissonante tipo do diesis fa sol si bemolle. Ecco, ascoltiamo ancora una parte fino a qui di questo trio. Thank you.
ecco, a questo punto stiamo per entrare nella parte finale. Avete sentito il passaggio effettuato sul ponticello da parte del violoncello? Bellissimo. Quindi espressivo dolente, poi c'è un piano dolce ritardando, diminuendo e allargando, e infine morendo. Questo è l'ultimo grido. Unisono all'ottava finale del pianoforte in pianissimo. Bene, siamo arrivati al 1903 ed ecco apparire un altro capolavoro sinfonico, la suite slovacca opera 32. È divisa in 5 movimenti. Primo, in chiesa. Secondo, tra i bambini. Terzo, due innamorati. Quarto, la banda. Quinto, di notte. Ancora una volta Novak si ispira al folklore, ma naturalmente lo filtra attraverso il suo linguaggio armonico e timbrico molto raffinato. Il primo brano rappresenta una solenne funzione religiosa, quindi si usa anche l'organo, e c'è una specie di corale. Il secondo brano è una specie di scherzo, che raffigura i giochi di bambini di un paese slovacco. Il terzo è un adagio andante, il cuore della composizione, il più romantico. Il quarto è un allegro, il mio preferito, un'immagine simpatica di una banda paesana. E infine il quinto, un altro adagio, simboleggia una meravigliosa notte estiva. Sin dalla sua apparizione, cioè nel 1906, la suite slovacca ebbe sempre un buon successo di pubblico e di critica. Allora, cominciamo adesso ad ascoltare alcuni momenti di questa suite. Iniziamo, primo movimento. Thank you.
mi fermo per ragioni di tempo. Questo brano dura in alcune esecuzioni sugli 8 minuti e 20, in altri 9 minuti. Passiamo adesso al secondo brano, e cioè lo scherzo, il gioco di Bimby. Ecco, anche qui avete visto, dopo l'iniziale allegria c'è un momento più delicato. Noi adesso sorvoliamo e riprendiamo in prossimità della ripresa dello scherzo. Bene, adesso invece passiamo al terzo movimento, i due innamorati. Ora il quarto movimento, quello che io preferisco, e cioè la banda. Scusate.
Popolare si sente da questi motivi. Infine l'ultimo movimento di notte. Thank you.
Bellissimo anche questo. Emerge tutto il lirismo più sincero di Novak. Questo è il brano più lungo, dura 9 minuti e mezzo. Adesso io farò un taglio, inevitabilmente, e ascoltiamo gli ultimi 3 minuti. ...1904... L'avvenimento più rilevante è la morte di Antonin Dvořák il 1 maggio. Fu un duro colpo per Josef Suk, che tra l'altro aveva sposato anche la figlia Ottilie di Dvořák. Per Novak invece si prospettava la possibilità di essere lui l'erede di Dvořák, come cioè principale continuatore della scuola nazionale cecoslovacca. Nel 1905 ecco che scrive un poema sinfonico molto bello che si intitola L'Eterno Struggimento e si ispira sia alle belle impressioni avute durante il suo viaggio sul mare Adriatico nell'estate 1903, sia a un poema in prosa di Hans Christian Andersen che narra la seguente storia. La luna racconta la leggenda di una notte in cui stava volando un gruppo di cigni, ma uno di essi, esausto, cadde e precipitò nel mare. Fu capace di riprendere il volo solo col nuovo giorno, dirigendosi verso il sollevante. È un simbolo dell'eterno struggimento che si perpetua
con il sorgere del sole. Quindi questo brano riflette in realtà tutte le aspirazioni eterne dell'animo umano. Una parabola ricca di simboli che producono sull'ascoltatore, in tutti i sensi, quel tipico clima dell'impressionismo francese. Tuttavia, se Novak ha giustamente osservato Debussy, non è veramente dipendente, perché all'epoca possedeva già una personalità abbastanza originale per evitare di essere un semplice epigono di Debussy. L'Eterno Struggimento è un brano divisibile in due parti. La prima parte si può sintetizzare con l'introduzione della notte, quindi si parte con sonorità piuttosto basse e soprattutto c'è l'uso della scala esatonale che è tipica di Debussy e di parte degli impressionisti. E quindi c'è un crescendo che simboleggia lo stormo di cigni e poi c'è la caduta del cigno esausto che è simboleggiata da un violino solo. La seconda parte invece presenta l'alternanza di due piani melodici ampiamente a forma d'arco. È un canto di vivo desiderio che viene costantemente nutrito. Bene, allora non ci resta che passare all'ascolto di parte di questo bel poema sinfonico. Ecco, avete sentito? Questa è la progressione di note che formano il passaggio esatonale. E Novak lo userà diverse volte, non solo qui, ma anche negli altri poemi sinfonici e negli altri lavori. Andiamo avanti. Thank you.
abbiamo raggiunto il primo momento culminante, che come avete sentito è glorioso. Ma subito qui la musica ritorna delicata. Bene, adesso facciamo un breve salto e andiamo a sentire dopo la parte centrale del pezzo, verso la fine. Qui la musica esprime un certo travaglio. Qui appare un violino solo. Allora, in tutto il tardo romanticismo, la presenza di una parte per violino solo indica un simbolo femminile o comunque qualcosa di delicato, e in questo caso simboleggia il cigno esausto che non riesce più a proseguire per un certo periodo di tempo, e cioè per la notte. E quindi il cigno viene indicato come un elemento femminile, anche da Novak. Ascoltiamo ancora questa parte. Adesso, proprio l'ultima parte, cioè gli ultimi 4 minuti e mezzo.
Ed ora il lieto fine. Il cigno della nostra fiaba riprende le forze e al sorgere del sole si leva ancora in volo. Nuovo l'atmosfera esatonale, che però qui si stempera in maggiore. Un altro gioiellino, possiamo proprio dire, se non proprio capolavoro, però effettivamente una musica squisita. Siamo nel 1905 ed ecco che Novak scrive anche un altro pezzo molto interessante, e cioè il quartetto numero 2 in re maggiore, opera 35. È in due movimenti. Il primo è Fuga largo misterioso, ha un tema ampio e bello, molto interessante, è una profonda contemplazione del compositore che si immerge nella bellezza della natura, che si risveglia al meglio dell'armonia simbolicamente espressa nell'osservazione della tranquillità di una foresta. Ascoltiamo allora gran parte di questo primo movimento del quartetto numero 2 di Novak. Thank you.
assolutamente meraviglioso. E adesso passiamo anche ad ascoltare parte del secondo movimento. Il secondo movimento è una fantasia, allegro, appassionato, ma non troppo presto. Poi c'è un quasi scherzo e largo misterioso. Rievoca sicuramente certi ricordi della vita di Novak, che anche se aveva solo 35 anni, però avendo raggiunto una maturità così in modo precoce, è evidente che era in grado di esternare questi sentimenti nella sua musica. Il quartetto presenta tratti simili, qui in questo caso, adesso nel secondo movimento della sonata eroica, e un po' anche al poema sinfonico sui Tatra. Comunque, adesso ascoltiamo l'inizio di questo secondo movimento. Facciamo adesso il solito taglio per ragioni di tempo e andiamo a sentire il finale. Thank you.
questa è la parte centrale del secondo movimento. Il finale, gli ultimi 2 minuti e mezzo, li sentiamo adesso. Ecco. Vabbè, adesso dobbiamo concludere. Diciamo che subito dopo questo quartetto, Novak scrisse la serenata in re maggiore per piccola orchestra, opera 36, in 4 movimenti. Primo, preludio andante tranquillo, secondo, serenata allegro giusto, terzo, notturno lento amoroso e infine l'allegro capriccioso. Nel 1906 scrisse invece il ciclo di canti melanconici d'amore, opera 38, e le impressioni notturne, opera 39. Ecco, concludiamo oggi con l'ascolto del canto d'amore numero 1.
Bene, e abbiamo finito quindi questo terzo incontro. La prossima volta partiremo dal 1907 e ascolteremo altri capolavori di Novak. Grazie e arrivederci.